Quando Philando Castile, americano di colore, fu ucciso nel luglio dello scorso anno da un poliziotto e la moglie mandò in diretta su Facebook la scena, ci sembrò quasi normale. Le immagini immortalate dallo smartphone furono una denuncia fortissima contro quel poliziotto e le presunte violenze della polizia americana, presunte perché poi il poliziotto è stato assolto da ogni accusa. Invece la scelta di un ragazzo di 29 anni, Andrea Speziale, organizzatore di eventi artistici, che ha filmato in diretta su Facebook, come per Castile, domenica mattina verso le 4 a Riccione, l'agonia e la morte di un ragazzo di 24 anni, Simone Ugolini, a causa di un incidente col motorino, è stata giustamente criticata, al punto che la rete, affamata di dirette, lo ha insultato, censurato e disprezzato. Sono due facce della stessa medaglia della società videocratica in cui viviamo e di cui non abbiamo ancora preso le misure. Speziale non avrebbe dovuto riprendere il ragazzo, ma anche minacciarlo di morte sul suo profilo Facebook è sbagliato. L'organizzatore di eventi, come ha spiegato all'indomani ai cronisti, piangendo, ha detto che voleva fare qualcosa. Ho visto il ragazzo, mi hanno detto che erano in arrivo i soccorsi e ho pensato di filmare tutto. Ho testimoniato quello che succedeva, me lo sono trovato davanti e non mi sono reso conto di quello che facevo, come fosse un giornalista del macabro. Intanto la polizia postale ha sequestrato il video della diretta, la procura ha aperto un'inchiesta, ma non ci sono in realtà profili penali per quello che ha fatto Speziale. Di certo è che far vedere una morte in diretta è come pubblicizzarla e indurre emulazione. Un giornalista non lo avrebbe mai fatto, ma il giornalismo è morto secondo la vulgata corrente, tutti sono giornalisti e se la società intera non ci mette a mano, gli episodi di questo tipo si moltiplicheranno. Non a caso vincono sempre la videocrazia e i social.